Movimenti franosi a monte dell'abitato di Peaio. La regione osserva con attenzione l'area e pianifica gli interventi. A dicembre c'era stato un evento franoso, una colata detritica improvvisa, fra l'altro fuori stagione, perché le colate detritiche accadono generalmente estate a seguito di forti piogge, che ha interessato per l'ennesima volta il corso d'acqua che si chiama Rudan, in comune di Vodo di Cadore. Vorrei ricordare che comunque esiste un sistema di allarme che abbiamo già inaugurato qualche tempo fa. A seguito di quell'evento ovviamente è stato già effettuato un sorvolo immediatamente dopo l'evento e una verifica sul posto da parte dei servizi regionali forestali. Si è già capito come poter intervenire. Sono già stati individuati degli interventi da realizzare su questo fronte, nuovo fronte franoso, che si è generato a circa 1280 metri di quota alla confluenza appunto di questo corso d'acqua e Rudan con il Rucaldo. E si interverranno appena le condizioni meteo lo consentiranno. Ovviamente la prima cosa da fare sarà rimuovere gli schianti, perché questi potrebbero scendere a valle creando delle problematiche nella parte appunto in prossimità dell'abitato. Ovviamente questo deve essere realizzato insieme anche alla polizia della frangicolata, della briglia frangicolata che c'è immediatamente a monte della strada statale 51 di Alemagna, e a un intervento anche di rimozione materiale. Per consentire l'avvicinamento alla frana, i servizi forestali adegueranno un percorso che parte dall'abitato di Vinigo. Nel frattempo prosegue il monitoraggio. Si procede costantemente nel monitoraggio, nella garanzia del sistema di allertamento e ovviamente nella pianificazione degli interventi che saranno realizzati dai servizi forestali regionali non appena le condizioni meteo lo consentiranno.